Il tugurio dove viveva Bernadette, il cachot, era un'ex prigione chiusa da tempo perché troppo umida e malsana anche per i criminali. Da quando François Soubirous aveva dovuto rinunciare al suo lavoro da mugnaio, la famiglia era caduta in miseria. Denaro ce n'era poco e con quattro figli a carico spesso mancava da mangiare. Ma malgrado le ristrettezze, si respirava un'atmosfera di amore e di preghiera. Tra François e sua moglie Louise, mai una cattiva parola, mai un rimprovero. Bernadette beve da questa fonte. Jeanne! Toinette! Jeanne! Toinette! Jeanne! Che ti prende? Siete voi, che spavento. Certo che siamo noi, chi credevi che fosse? Che cosa ci fai lì in ginocchio? Perché sei venuta qui? Lo sai che la mamma te lo ha proibito. Quando lo saprà ti sgriderà. Ho fatto bene a venire. Ho visto una cosa bellissima. E cosa hai visto di tanto bello in una grotta di maiali? Lassù ho visto una signora molto bella. Era vestita tutta di bianco, con una fascia celeste alla vita. Aveva il rosario al braccio destro e una rosa gialla su ciascun piede. Volevo farmi il segno della croce, ma non riuscivo a muovere il braccio. Però quando lo ha fatto lei, sono riuscita a farlo anch'io. Una signora, in una grotta di maiali. Probabilmente te la sarai sognata. L'ho sempre detto che hai la testa tra le nuvole. Ora basta. Racconti queste storie solo per spaventarci. Noi torniamo a casa. Ma vi dico che è vero. Perché dovrei mentirvi? Perché sei completamente matta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sono fresche le carote. Buongiorno. Sì, certo. Buongiorno. Cos'è questa storia che vai raccontando? Veramente io non ho... Non hai che cosa? Il Signore ti punirà per tutte le tue bugie. Ma io non ho detto bugie. Quello che ho visto l'ho visto davvero. E cosa ti ha detto questa signora che tu dici d'aver visto? Se è una cosa che riguarda tutti noi, abbiamo il diritto di saperlo. Non ti pare? Bernadette, perché dici queste cose? Ti stai preparando alla prima comunione, sei la più grande del corso. Dovresti dare agli altri buon esempio invece di raccontare menzogne. Padre, io non ho mentito. E allora parla! Bernadette, portami con te alla grotta. Adesso è nell'ora della nostra morte. Così sì. Vedi già qualcosa? Non ancora. Eccola, è arrivata. Ha il rosario al braccio destro. Mi guarda.
e mi sorride. Chiedi alla signora se le dispiace che noi restiamo qui. Vi dispiace se questa gente resta qui? No, dice che potete restare. Bernadette, volete avere la cortesia di venire qui in questa grotta per 15 giorni? Bernadette, io non prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Bernadette, entrate nella grotta e bevete l'acqua. Ma dov'è l'acqua? Qui non c'è niente. Scavate e troverete l'acqua e baciate la terra. Come desiderate. Secondo me lei è un imbroglione. Io non ci credo che le è apparsa veramente. Bernadette, per l'amor di Dio, smettila, ti prego. Smettila, Bernadette. Vieni, dobbiamo andare via. Ti prendono tutti per una pazza. Avanti, Bernadette, vieni con me. Ti prego. Ma che cosa ti ha preso? È la signora che me l'ha chiesto. Cosa ti ha chiesto? Dimmi. Di baciare la terra e di bere l'acqua. Ma perché? Per quale motivo ti ha chiesto di fare questo? Devo farlo per i peccatori. In penitenza per i peccatori. Ci vedo. Io ci vedo. Ci vedo. Ci vedo. Io ci vedo. Tre. E adesso? Cinque. Ora mi credete, dottore? Hai sicuramente imbrogliato. Tu hai sbirciato tra le dita. No, dottore. Io non ho sbirciato. Credetemi, io ci vedo, dottore. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sono felice di vedervi, Signora. Vedete quante persone mi hanno seguito?
Ma oggi vi chiedo se volete avere la bontà di dirmi chi siete, per cortesia. Io sono l'Immacolata Concezione. Cosa? Io sono l'Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione. Mi ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. Cosa hai detto? Immacolata Concezione, è quello che mi ha detto la signora. Dimmi tutto dall'inizio. Voi mi avete chiesto di domandare alla signora come si chiama e lei mi ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. Tu sai cosa significa? No. Sei sicura che te l'abbia detto la signora? Sì. Ti ha detto sono l'Immacolata Concezione, neanche sai che significa. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Il Signore verrà in nostro aiuto. Ora va. Torna a casa. Devo riflettere. Ci vediamo più tardi. Signor curato, quando potrò fare la prima comunione? Presto, Bernadette, molto presto. Grazie, signor curato, grazie.